17 luglio, notizie per uno a Milano. Oggi il titolo, si potrebbe dire, della giornata di oggi è Milano e l'Europa, perché l'Europa campeggia sui giornali di oggi e in particolare c'è un'iniziativa curiosa del nostro sindaco nei confronti dell'Europa. Ma procediamo con ordine. Oggi i due giornali principali in Italia titolano sul tema del giorno, è quello dei fondi dell'Europa per l'Italia e altri paesi in difficoltà. Il Corriere titola "Duro scontro Italia-Olanda". Sostanzialmente l'Olanda chiede il diritto di veto per decidere sui fondi del Recovery Fund. La Repubblica è simile, mette aiuti, il caso Italia divide l'Unione Europea. Quindi diciamo che mentre il Corriere punta contro l'Olanda, la Repubblica fa capire che non è solo l'Olanda a porre questioni sugli aiuti all'Italia. E sempre la Repubblica in prima pagina ha un articolo dal titolo "Sul ring europeo con le mani legate". Cioè il tema è che il vero punto è questo, cioè noi stiamo andando in una trattativa in una situazione di forte debolezza, cioè non è che possiamo, l'Olanda può dire sì o no. Noi possiamo semplicemente chiedere che vengano fatti, che abbiamo bisogno di questi fondi. Ad esempio Le Monde ha pubblicato un articolo qualche giorno fa in cui dice che l'Italia è a rischio fallimento. Quindi l'Italia in questo momento in Europa mi fa ricordare un vecchio adagio dei giocatori di poker che dicono se vuoi sapere chi perderà a poker cerca di capire chi ha meno soldi. Cioè ci sono delle situazioni in cui tu hai già perso prima di partire, come direbbe Lao Tse, per cui è vero che la propaganda italiana è quella del dire diremo no a questo e quest'altro, ci sta nel gioco politico, però nei fatti noi in questo momento abbiamo il cappello in mano, abbiamo una situazione disperata di conti pubblici, per cui abbiamo un disperato bisogno di questi soldi e siamo in una situazione per cui possiamo inventarci tutti i nemici che vogliamo, ma i primi nemici siamo noi. Siamo noi che, frutto non solo di questo governo ma dei governi esistenti, abbiamo ormai scelto una linea che è totalmente diversa da quella scelta nell'Europa, no? Cioè o sono effettivamente, andiamo avanti a dire che loro sono brutti e cattivi, questi paesi frugali, come se la frugalità e il risparmio fosse un crimine, oppure dobbiamo riconoscere che forse abbiamo sbagliato la nostra politica economica che ci ha riempito di debiti e ancora va su quella direzione, no? Perché festeggiamo quando diciamo l'Europa ci consente di avere più deficit, dimenticando che quello alimenterà ancora più debito. Oltre poi un tipo di approccio assistenzialista anche nella ripartizione di risorse nei territori, no? Pensiamo soltanto, l'Europa ci dice ok benissimo, tu hai bisogno di soldi, però fai riforme serie, come dice sempre sulla Repubblica Lars Feld, consigliere della Merkel, dice l'Europa vuole riforme vere, cioè ti diamo dei soldi ma almeno fai delle riforme, perché sennò domani siamo qui punta a capo. Pensiamo solo se avessimo adottato questo tipo di idea, di principio super cattivo ed egoista come lo stiamo dipingendo in Europa, l'avessimo adottato nel nostro interno. Cioè proviamo a immaginare tutte le regioni che sono in deficit strutturali e ricevono strutturalmente dalle regioni che invece devono per forza finanziarle. Se avessimo adottato questo principio, probabilmente le regioni in deficit strutturale oggi non sarebbero più in deficit strutturale, o se non altro avrebbero riformato le loro modalità di spesa e in modo responsabile, ma non solo a livello territoriale, anche a livello di organi amministrativi, ma lo stesso Stato, chi l'ha detto che debba essere sempre in debito strutturale così grande rispetto ad altri? Cioè, quando dico il titolo è Milano e l'Europa, Milano da che parte vuole stare? Cioè, siamo così sicuri di voler stare dalla parte dell'Italia che vive ormai in una politica assistenzialista e pretende di avere soldi in cambio di niente, e probabilmente questa è una modalità per niente milanese che ha sfasciato economicamente il nostro paese, no? Quello del dare a chi ha bisogno senza pretendere che chi ha bisogno possa mettere in atto le iniziative per non essere più nel bisogno. Quindi questo concetto del da che parte vuole stare Milano, e questo potrebbe essere, io oggi se vedete sulla Repubblica si cita un atto a suo modo storico, cioè il sindaco di Milano ha scritto alla Merkel, non in quanto cancelliere tedesco, ma in quanto, come sappiamo, titolare del semestre europeo, che questo semestre
a rotazione c'è un paese che, tra virgolette, governa l'Europa, l'Unione Europea, questo è il semestre in cui è la Germania che governa, quindi la Merkel in qualità in questo momento di Europa. Quindi un'occasione, sicuramente a me piace questa idea di Milano che scriva, però l'ha fatto a mio modo, ha perso un'occasione, lo dico chiaramente con grande dolore da milanese, nel senso che lo fa come sindaco di Milano, scrive, portavoce dell'alleanza delle città, delle grandi città del mondo, e sostanzialmente Sala chiede una svolta UE per le nostre città verdi e sostenibili. Cioè chiede sostanzialmente che l'Unione Europea finanzi iniziative green e che promuovano una maggiore equità. Io dico, come si fa a non essere d'accordo? Però il tema vero è proprio questo, cioè siamo in una situazione di emergenza. A me sembra che a volte il nostro sindaco, da un lato, dica che ha cambiato tutto il Covid, anche perché è evidente, eravamo nella città che splendeva, oggi siamo in gravi problemi, però continua ancora a riproporre le stesse modalità di prima. Cioè questo ecologismo, che tra l'altro è stata la bandiera di Macron a prendere il potere, che oggi Macron ha in parte, come dicono i giornali francesi, ammainato, nel senso che adesso la priorità è il rilancio economico, punto. Cioè è ovvio che siamo tutti d'accordo che vogliamo un ambiente, un'ecologia, vogliamo stare in città più green, però quando muori di fame, cioè questa deve essere la priorità, anche perché se non ci sono soldi, cioè non c'è green che tenga, ok? E quindi se vedete questa lettera è un'occasione persa, perché dice tutte quelle cose che fino a 3 mesi fa chi non poteva essere d'accordo, ma anche adesso tutti possiamo essere d'accordo, chi è contro la sostenibilità, l'equità, il green, ma che motivo c'è di scriverlo alla Merkel? Cioè invece pensiamo che atto di coraggio sarebbe stato quello del sindaco di Milano, che è comunque sindaco di Milano, quello del dire scrivo come portavoce delle città C40 in un momento in cui l'Italia ha grossi problemi, in cui l'Europa sta chiedendo all'Italia dicendo vi diamo soldi ma portateci riforme. Ecco, da sindaco di Milano che fa parte di un'alleanza di città in cui la stragrande maggioranza sono città-stato, cioè città che hanno un'amministrazione potenziata rispetto al normale comune, cosa che Milano non ha, chiediamo per il bene di Milano, per il bene dell'Italia, per il bene anche della forza tra le varie città, di avere anche a Milano la possibilità di gestirsi in autonomia. Questo è nei principi dell'Europa, che è il principio dell'autodeterminazione, tra l'altro anche Lisbona dice che c'è la libertà anche dei beni e di essere, il diritto di essere ben governati, e quindi pensiamo sarebbe stata sicuramente più shock, però ha più senso, perché in questo momento, lo dico da milanese, il problema di Milano in questo momento non sono gli alberi. E lo dico con grande rischio anche di prendere le critiche. In questo momento il problema di Milano si chiama governo di Roma, perché è il governo di Roma, che tra l'altro oggi abbiamo un governo che magari tra un anno probabilmente ci saranno persone diverse, però le persone che ci sono oggi, anche a ben ragione loro, potrebbero determinare delle scelte che determinano la fine o comunque sia un destino di Milano dei prossimi 20 anni, così come il destino delle singole persone. Ed è incredibile, da milanese lo dico con la forza della nostra storia, siamo in una situazione per cui domani, se il governo di Roma decidesse qualcosa che distrugge la città di Milano, e di fatto non che la fa bombardare, ma si sta già distruggendo, cioè nel senso di quello che si sta facendo, non c'è nessun corpo intermedio, in primis il sindaco, perché non ha poteri, che possa in qualche modo dire diciamo di no. L'unico corpo intermedio, che in realtà non è un corpo intermedio, potrebbe essere l'Europa, però o l'Europa ti fai vivo oggi dicendo attenzione, Milano è una risorsa, è una ricchezza europea, Venezia è una ricchezza europea, sono città che sono prima di tutto una ricchezza europea, noi diciamo no alla politica assistenzialista da cappelli in mano e che crea debito per il debito. C'è già questo, e che cosa chiediamo? Un'autonomia simile alle grandi città d'Europa. Cara Merkel, voi credete nelle città-stato, in Germania ci sono 3 città-stato, aiutateci da europea a europei a far diventare Milano più europea che semplicemente una città italiana in un momento che oggettivamente ha l'Italia in grave difficoltà. Questo è quello che secondo me doveva dire Sala da leader cittadino nazionale, perché in questo momento tutti abbiamo bisogno, tranne che dell'acqua calda, al dire abbiamo bisogno di città più eque, sostenibili e green. Buonanotte, siamo tutti d'accordo, ma non è questo il punto, ok? Non è questo il punto. Lo dico da milanese innamorato tra l'altro della natura, non c'è nessuno più innamorato della natura secondo me di me, però dico in questo momento c'è altro, c'è da combattere
un qualcosa che possa evitare di pregiudicare il futuro della nostra città e del nostro paese in un momento di totale confusione. Ad esempio, se vogliamo guardare l'Europa, prendiamo quello che l'Europa sta facendo anche di positivo. Ieri c'è stato il discorso di Castex, il nuovo primo ministro francese, che ha fatto questa svolta. Tutti adesso in Italia parlare del fatto che rimette l'obbligo di mascherine al chiuso, ma in realtà, se si legge Le Monde, la prima pagina, dice sostanzialmente che quello che chiede è di riarmare i territori, cioè c'è un piano di ricostruzione in 6 mesi in cui sostanzialmente i punti guida del governo francese, a notare francese, la Francia, lo stato centralista per eccellenza, quello che tra l'altro abbiamo tra virgolette cercato di imitare con la nascita dello stato unitario nazionale, dice i due punti per la ricostruzione sono: 1. Rilancio delle imprese, programma di 40 miliardi per sostenere le imprese, più 20 miliardi per ridurre le tasse alle imprese, più un altro piano per aiutare le imprese che assumono i giovani. Di questo si è visto in Italia 0. Secondo piano, lo Stato centralista per eccellenza, che titola Le Monde, riarmare i territori, cioè il piano è per il decentramento. Lo Stato centralista dice: per rilanciare bisogna ridare autonomia, risorse e potere ai singoli territori. Prima pagina delle Monde. Quindi, tornando all'Italia e all'Europa, che tra l'altro l'Europa va anche adesso, in Italia si condanna al fatto che la Grecia adesso abbassa le tasse ai pensionati per prendere i pensionati stranieri, oppure il Tribunale d'Europa che ha detto che Apple è giusto che possa pagare poche tasse, eccetera, eccetera. Cioè, e noi sempre, gli altri sono sempre brutti e cattivi. Ma la domanda che ci vogliamo fare è: ma siamo così sicuri di andare nella strada giusta? Cioè, l'Europa del risparmio, della frugalità, dei conti in ordine, del chiedere riforme, è così sbagliata nell'interesse dei cittadini? Siamo così convinti che l'Italia dell'assistenzialismo, del ti do perché hai bisogno, non perché tu, in cambio di nulla, di un centralismo burocratico, di un corporativismo, di una totale incapacità e non voglia di fare le riforme? È questo che vogliamo da Milano? Perché mi viene in mente il discorso dell'alternativa, forse più che Milano e l'Europa, l'alternativa è Italia e l'Europa. Cioè, si stanno creando due mondi differenti, due mentalità differenti, che mi fanno venire in mente un po' la canzone, conoscete la canzone Milano e Vincenzo, no? Di Alberto Fortis, in cui è un po' una metafora e dice sostanzialmente: Milano è tutto ciò che è bello, tutto ciò che funziona, no? La città che in realtà ha cuore e lo aiuta. E dall'altro lato Vincenzo, che incarna un certo tipo di mentalità, chiamiamola levantina, che pensa a fare il furbo, a fregare l'altro, a vivere un po' da parassita. Ecco, io vorrei riprendere quella canzone molto simpatica per capire che oggi Milano si trova, da un lato c'è l'Italia, dall'altro c'è l'Europa. C'è una lotta, una contrapposizione di mentalità in cui la propaganda nostra di sistema fa un tifo quasi calcistico a dire che l'Europa sono tutti brutti e cattivi, mentre l'Italia le stiamo facendo tutte giuste. Ma probabilmente Milano, la domanda che ci facciamo, è davvero parte, sceglie davvero, e questa sarebbe una grave responsabilità storica, sceglie una mentalità, come detto, assistenzialista, di agire in Europa sempre e solo per chiedere soldi in cambio di nulla, di un centralismo irresponsabile, di un chiedere risorse per il debito, di un'assenza totale di una strategia, di una incapacità dello Stato di riconoscere anche dei minimi diritti di responsabilità e di agire per i propri cittadini, oppure vuole di nuovo affermare non solo la sua vicinanza all'Europa, ma Milano in questo momento deve dire: noi siamo questa Europa che in questo momento serve all'Italia molto di più di questa Italia. Quindi Milano deve diventare, a mio avviso, molto di più simbolo della vera grande cultura europea, in un'Italia che sta andando totalmente allo sbando e sta uscendo dall'Europa più per queste politiche che per il cosiddetto rischio di sovranismo. Vi ricordo, domani tutti quelli che si riconoscono l'autonomia, c'è il sit-in importante, la prima volta che Milano città-stato scende in piazza, vi aspettiamo alle 3:30 davanti al Palazzo Lombardia per questo sit-in molto pacifico in cui riaffermare il concetto dell'autonomia come principio base in cui si deve reggere una nazione che voglia avere come principio quello della responsabilità e della reciprocità invece che dell'assistenzialismo e del parassitismo. Ci vediamo domani.